Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi che cosa andremo a vedere? Come utilizzare il nostro dispositivo Echo Auto 2 come navigatore. Allora, attenzione, facciamo una precisazione. Non è che lui, il nostro dispositivo vocale, ha il navigatore integrato. Si tratta di appoggiarsi poi ad un navigatore, ad un'applicazione che voi avete già sul cellulare. Come vi ho fatto vedere nell'altro video, a un certo punto vi chiederà se voi volete impostare anche la funzione navigazione e vi fa scegliere che tipo di navigatore volete. Io ad esempio mi trovo bene con Waze, quindi ho impostato Waze. C'è chi utilizza invece Google Maps. Sta a voi scegliere quale. Quindi nel momento in cui gli farete la domanda che adesso sentirete, lui andrà a chiedervi se volete avviare la navigazione, arriverà un pop-up e aprirà quell'applicazione dandovi già le indicazioni per poter raggiungere la vostra meta. Ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere come si fa. Vi faccio vedere qui il cellulare, non vi metto la solita registrazione dello schermo perché tanto lo vedete tranquillamente, viene fuori un bel pop-up. Andiamo a fare la prova. Portami in via Aurora a Cinisello Balsamo. Indicazioni per via Aurora, Cinisello Balsamo. Sì. Recupero le indicazioni. Se non le vedi, quando puoi farlo in tutta sicurezza, tocca la notifica sul tuo iPhone. Compare la notifica, noi la andiamo a tappare. Siamo in via Edmondo De Amicis, via Abramo Lincoln Cinisello. Come avete visto, il comando è semplice, gli dite che voi volete andare in una certa destinazione e lui vi ci porta. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, lasciare il mi piace e perché no condividere anche il video. Trovate Tutto Tech anche su altri social, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, e anche lì trovate tante tante novità, a volte anche dietro le quinte di quando giriamo i video. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il vostro Echo Auto 2 e per tutti quelli che hanno dubbi sul funzionamento del dispositivo, io ormai ce l'ho da circa 2 settimane e anche in presenza di rumore d'ambiente nell'auto, piuttosto che finestrini aperti, traffico e quant'altro, problemi non ne ha a ricevere le vostre informazioni quando voi gli fate le domande. Per adesso mi trovo assolutamente bene, non ho riscontrato alcun problema e quindi ve lo consiglio. Io direi che il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!